Se questo convegno si chiama dall'esoterismo all'esoterismo, cioè noi parliamo di cose che i media boicottano, censurano o sottovalutano, non è che tutto vero, sotterrano, perché sono quelle che noi definiamo esoteriche, semplicemente che non sono magiche o cose strane, sono poco divulgate, non sono nascoste, sono poco divulgate, perché se fossero nascoste non potremmo neanche parlarne. Quindi dall'esoterismo all'exoterismo, con la Y, cioè dall'interno, dalle notizie che sono non tutta, diciamo, protette, noi le rendiamo al pubblico exoteriche, cioè per l'esterno. Quindi i media al 90% disinformano. Quando parlano di frutta secca, disinformano, la frutta secca potrebbe essere un'albicocca essiccata, invece ci fanno credere che le noci, gli anacardi, tutti i tipi di noci sono frutta, no, quelli sono semi, sono semi. L'invenzione giusta è frutta essiccata e frutta secca, anche se poi è un seme. Quindi la noce, frutta secca non è la noce non è un no, seme, però se la chiamata così, però riconosciamo ma infatti la premessa è che che molti confondono. Il sistema, non è che molti confondono, che il sistema disinforma all'origine, cioè il sistema usa proprio le parole per disinformare, però la parola frutta è una cosa precisa, non è. Ma perché non posso mangiare una noce? Cioè, no, perché le noci, semi, qual è così come le piante. Il motivo etico per cui non posso mangiare una noce? Il motivo etico lo sa spiegare di Andrea, il motivo scientifico te lo spiego io. Le piante e i semi hanno dei metaboliti secondari, cioè delle sostanze secondarie tossiche, il cui fine è difendere la pianta da se stessa che si difende così. Non far mangiare il seme del E il seme, Ma che deve produrre il la seme. Andrea vuole rispondere noce cosa c'è di tossico? La noce è un seme, quindi i semi hanno più o meno sostanze tossiche, non mi ricordo i nomi, vai su internet, cerchi i metaboliti secondari e trovi i nomi delle sostanze tossiche. Chi più, chi meno, sembra che per esempio la mela abbia sostanze tossiche per la specie specifica, cioè l'uomo che dovesse eccedere nel mangiare, scusi, semi di mela, nel mangiare semi di mela, avrebbe ripercussioni molto peggiori che non un cane. Perché Scusa l'ignoranza vera, la noce è un seme, no? Ma non è chiusa in un guscio. Allora, per essere precisi, la noce è un frutto, però la parte esterna della noce, che è il mallo, è il frutto. Il mallo è il frutto. Noi lo gettiamo il frutto e mangiamo il seme, e là, ecco perché questa confusione, perché botanicamente. La cosa verde che non risolve. Cioè, la noce è un frutto, cioè, si dice così, la noce è un frutto, ma noi mangiamo il seme. Se uno vuole mangiarsi il mallo, se lo mangi, però non posso fare. Ma non è un frutto. Come fai a questo deve essere attrattivamente una cosa. Anche la castagna è più sbagliata. Queste sono olive non del sistema, cioè non fatte dal sistema massonico, ma sono olive del sistema. Il dibattito lo facciamo dopo Luca. Andrea, il dibattito lo facciamo tutti assieme, però non è che vai. Cioè, siccome c'è anche la videocamera, deve andare su YouTube. Allora, io volevo farvi vedere delle cose veloci. Stiamo provando le zucchine, le lasagne vegetariane. Allora, premessa, molta gente pensa che zucchine, pomodoro, zucca, cetriolo, chissà che cosa sono verdure. No, sono frutta, dato che c'è un seme. E come direbbe qualcuno, è un assioma. Se c'è un frutto, se c'è un seme, è un frutto. Premessa, il discorso del frutterismo è innanzitutto etico, ma è anche salutistico, perché tutto il nutrimento dell'essere umano è quasi tutto acido, a parte le povere piante che sono alcaline, e tutto il resto è acido. Mentre la frutta, ortaggio, perché io chiamo ortaggio, come zucchina, cetriolo e pomodoro, tutto quanto, il pomodoro se è bello rosso, se è maturo, tutta la frutta matura, il frutto ortaggio è alcalina, perché se fosse invece l'avocado che è acerbo è acido. Il sistema non vi dice che anche l'acqua può essere acida o alcalina, ma il sistema non è che vi nasconde nulla, c'è scritto pH, questo è un pH 8 per esempio, questa è acqua alcalina, questa va bene. La maggior parte dell'acqua che voi bevete magari c'ha pH 6,5, pH 6, acido. pH 7. Allora, noi siamo un pH 7,4, tutto quello che è sotto 7,4 è acido. Io consiglio sempre di andare verso l'alcalino perché veniamo da chi di 10, chi 20, chi 30, 40, 50 anni di acidosi. Quindi se stai un po' più alcalino, meglio.
l'ideale è mangiare 7.4, ma 7.4 c'è solo la mela rossa. Quindi se volete diventare melariani gradualmente, benvenuti nel club teorico, io al 50% mangio solo stampe. Però difendetevi, bevete almeno l'acqua. L'acqua banna, per esempio, 8, la Ferrarelli di 7.8. Guardate, c'è scritto. Dove? C'è scritto pH alla fonte. Sì, ma appunto quello è la fonte, poi dopo stando mesi nella plastica poi... La plastica abbassa, però in realtà se voi avete delle cartine tornasole che si trovano in qualsiasi farmacia o le ordinate, sì, si può vedere. Insomma. Mettete un bicchiere, ci mettete la cartina e vedi quanto è. Questo perché? Perché quando tu metti la roba in bocca, questa roba, sto prendendo troppo tempo, adesso finisco, questa roba ti va subito in ciclo, perché come chi ha degli amici drogati o come c'ha degli amici vegani che si mettono a vino di ciclo sotto la lingua, se la roba va in bocca, avendo noi il plesso come si chiamano, i sublinguali, cosa sono? Vabbè, i capillari sublinguali, va subito in circolo, quindi le varie teorie strane che se ti mangi l'arancia poi diventa alcalina qua dentro, i vari personaggi strani che vi raccontano, devono dimostrare poi che quando è in bocca qua, e va già in circolo. Quindi se è acido, va nel tuo sangue acido e ti giochi tutte le riserve alcaline del corpo che quando te ne sei giocato 35-40 anni poi cominci a invecchiare e cominci a avere osteoporosi, le ossa e perdi i denti. Ho fatto una premessa un po' lunga in realtà, voglio dire che esistono le olive senza sale, perché il sale è una droga. Esatto. Quanto lo zucchero dopo il top. Queste olive le fa qua Pino che ci ha dato la sala, le mette solo 15 giorni, io pensavo ci volevano 3 mesi, 15 giorni sono già mangiati, però non si è già tolto quello che ho mangiato. A casa mia, sono già un mese e mezzo, quindi posso mangiare dopo un mese e mezzo. Tu lo sei, quello lì adesso, se tu stai, no, senza... esce la nitride da te. Senza quello, non lo so, questi c'hanno 10 giorni, forse una settimana. Non le altro, le olive raccolto. Non le altro, ne sono mangiate, senza gusto. Allora, velocemente, un'altra cosa che noi useremo è l'olio denocciolato. Perché qualsiasi altro olio che ve lo vendono a 15-20 euro, è fatto a freddo, è super mega iperolio, è una merda. Perché? Perché è spermato con i semi, che abbiamo detto che sono tossici, quindi è acido. Basta acidità. Cioè l'olio normalmente viene spremuto con i semi. Sempre, a meno non sia specificato che è denocciolato, il 99% dell'olio che va in commercio è spremuto con i semi. Quindi con altro sia dentro. Poi ve lo vendo gran fruttato e tutte quelle balle lì. A Milano che trovo l'essere lunga, ce l'ha, il Carapelli l'hanno trovato, non ci trova più, so che era una Sicilia, era uno che rimane Scamilocus, ma io non l'ho mai trovato. Cercate, o andate in Nord Italia l'essere lunga, non lo so. Caprotti con tutte le, diciamo, le cose strane che fa l'essere lunga, però una cosa buona. Ma è una cosa diversa, Max, tu storia più come. Non c'è paragone, è molto più leggero, molto. Non esiste paragone. Io stesso che non mangio più olio, noto che anche a me dà fastidio già questo, già mi brucia un po', però non c'è paragone. Questo lo senti una leggerezza che quando ti prendi l'altro che sembra acido. Scusami, degli olive, non ho capito. Le olive che mangi cioè, sono un frutto, però sono sempre di diversa l'altra. Tu compri le olive. No, io ce l'ho proprio perché mio, cioè mi allora, scegli le migliori e le metti senza lavarle dentro un barattolo. Le stringe un po', lo tappi, deve essere ben tappato. Che cosa fa? Senza. Dentro, senza niente. Solo aria. Comincia a fermentare questa oliva e comincia a produrre anidride carbonica. Questa anidride carbonica impedisce la fermentazione, cioè blocca il tutto. Quando tu poi vai ad aprire questa, l'anidride carbonica esce, sento esce l'anidride carbonica, comincia un altro tipo di fermentazione, comincia la fermentazione rapida e nell'arco di 4 giorni tu mangi quelle olive che hanno un chi vuole assaggiare queste sono 4 ci sono. Quali? Io ho assaggiato quindi che importanza già assaggiato io non assaggiare la meglio non sono 4 sì e poi non mi schiare. Allora brevemente prima di lasciare la parola a le tappole sono un frutto, i cetriolini sono senza aceto ovviamente, perché l'aceto è proprio il... Se volete invecchiare subito e volete perdere i denti, bevete l'aceto, tanto che più acido dell'aceto c'è solo l'acido lavriato. E la teoria, che ci vediamo già nel libro che si chiama il terapia dell'invecchiamento, la teoria dice che meno acido produce nel corpo è più stesevole, più inverte l'invecchiamento. Quindi in realtà di solito li vendono quasi sempre esclusivamente sotto aceto. Adesso, casualmente ho anche senza aceto, quanti, le tappole sono fagiolini. Non c'è l'aceto, proprio l'hanno messo.
Purtroppo c'è lo zucchero qua, però sì, quindi è sconsigliato dal punto di vista salutistico. Quasi tutto quello che viene utilizzato. Bisogna, basta dire una semplice cosa, perché si mette il sale? Perché il sale uccide i microbi, quindi è antibiotico. Perché si mette l'aceto? Perché uccide, quindi uccide i microbi e quindi conserva, quindi è uno cibo anche per noi, quindi quando mangiamo i cibi salati e sotto aceto eccetera, facciamo del danno a noi stessi. Infatti industrializzato non compro più niente, però qualcosa sempre... E tra l'altro i microbi ci servono, perché poi quando i vegani vanno e trovano che non hanno la B12, ma perché non mangiano la frutta? I microbi stanno sulla frutta, sulla pelle della mela stack, della mela, cioè un vegano che mangiasse mela stack avrebbe la B12 che ha. Ah sì, ma già la frutta non la lava. No, la dai ma non togli la buccia. La buccia. Ah, perché sopra la buccia stanno proprio quelle. Vanno via lavando. È mezzo po', basta che non la sprechi, basta che non la sciacqui. La sciacqui. Non è che ci sono bisogno della povera, insomma. Ma se è frutta biologica non c'è bisogno di fare lavare. Per fare l'assassina della madre fruttariana useremo anche il pomodoro essiccato. Molti di voi l'hanno impalato, come Fabrizio, che abbiamo usato le zucchine invece che non sapeva di niente, per me era buone. Per chi ha fatto ancora rovinato dal sale useremo queste cose qua. Poi esistono anche le patatine fruttariane, cioè anche il sistema, anche i banchieri le vendono, i rocci, perché queste le ho prese in commercio. Prese in commercio, sì. I rocci ci vendono anche le altre patatine fruttariane, sono le essiccate. Sappiate che però con l'essiccamento aumenta l'acidità. Però se uno è maniero delle patatine, a livello psicologico può passare. C'è tutto con la frutta, le spaghetti fruttariane, le patatine fruttariane, il pane fruttariano che è la melanzana essiccata. La lasagna fruttariana è il top, e poi c'è la torta fruttariana che adesso la faremo un'altra volta, ma è ok. Come si compra l'essiccatore? Io ho una difficoltà a trovare. A Milano c'è il progetto Gala che vende l'essiccatore e mi ha introdotto, questo è il top per il fruttariano, per il melanzano, questo è l'estrattore non elettrico, anche nel deserto, anche in un posto dove non è elettricità, allora, questo produce il nettare degli dei. Se nessuno di voi ha mai, bevuto una mela che viene fuori da qua, non sa cos'è il nettare degli dei. Neanche la centrifuga o il frullatore, dato che comunque accelerando brucia. Esiste anche l'elettrico, ma costa 500 euro e viene fuori il nettare degli dei uguale. Questo costa 119 euro al progetto Gaia a Milano, e non penso che sia l'unico posto in Italia che ce l'abbia, però anche sul sito internet del progetto Gaia. Come funziona questo? Questo è lo blocchi, lo blocchi al tavolo, non lo rovini al tavolo perché c'è una... Lo blocchi, metti la mela qua, la spingi, a differenza di quello elettrico devi spingere un po' di più, quello elettrico... E poi dentro la mano bella giri. Una bella giri. Ah, sì. No, mela, sì. Quindi 119 euro è un investimento, penso, che si può fare. Sì, passato per me. Poi trova subito la No, non è questo scopo, perché questo è proprio, c'è uno spazio talmente ridotto che spinge contro le pareti il frutto e lì il pasquamolo credo che è una merda. No, cioè, pasquamolo è fare per quello pure per fare la merda. Se qualcuno di voi vuole fare un villaggio, ma se dovete dire per me, spinga. Comunque cercate su Google estrattore manuale. Scusa Max, una domanda, Max. A proposito degli essiccatori, ci stanno delle ricerche che sono state fatte soprattutto in Francia, ma insomma magari in questo modo, che dimostrano che la temperatura al di sopra dei 40 gradi produce non solo rovina le vitamine, ma produce nelle proteine una alterazione che può essere nociva alla salute. Per cui questi vegetariani, adesso non mi ricordo come si chiama, istintoterapia, insomma ci sono nomi diversi, fanno riferimento a questa Orcos che è una casa produttrice di questi prodotti che sta in Francia, dicono che non bisogna mangiare i prodotti che sono stati esposti a temperatura, Max non so se mi sei detto, non bisogna mangiare i prodotti che sono stati esposti a temperatura di sopra dei 40 gradi, certo, per cui loro rifiutano
i cibi, molti dei cibi essiccati, per esempio non so, la frutta secca, alcuni tipi di frutta secca, non so, le prugne eccetera, perché vengono sottoposti a temperature che sono anche sopra dei 40 gradi. Quindi bisogna, secondo questo, considerare se è una frutta che è stata seccata in modo tale da non superare questa temperatura, perché altrimenti, secondo loro, questi cibi che sono stati sottoposti a temperature di sopra dei 40 gradi e possono essere nocivi. D'altra parte mi sembra normale che noi, la nostra temperatura stessa, cioè quando arriva di sopra dei 40 gradi, comincia a entrare in una fase, diciamo, di alterazione del nostro funzionamento, delle cellule nervose, del metabolo, eccetera, per cui forse ci hanno ragione. Okay. Io non vorrei esterilizzare, perché altrimenti entrare in polemica. Ribadisco solo il concetto: l'olio del nocciolato, o se no non bere l'olio, l'acqua alcalina se non bere acqua. Un fruttarello non la beve l'acqua, un fruttarello perché deve talmente tanta acqua della frutta. Fruttarello che mangia il sale, però. Sì, sì. Se voi notate, appena mangiare qualcosa salato, il corpo subito di chiedere cosa? Di tagliare, come l'eroina quando viene tagliata. Sì, sì. Il corpo chiede di tagliare, e così l'acqua serve a tagliare. Si può reperire su internet quell'olio? Non lo so. Mi raccomando, il piatto. Allora, siamo che sono al nord.